La seconda edizione del Memorial Don Paolo De Grandi, il Vangelo attraverso il calcio. A Castelluccio, un pomeriggio all'insegna della fratellanza, della condivisione per ricordare Don Paolo e promuovere i valori dello sport, soprattutto tra i più giovani. Esatto, infatti è proprio dei giovani che lui si è sempre occupato. Dal momento in cui è venuto qui nelle nostre parrocchie, Castelluccio e Campoluci, si è subito occupato dei ragazzi attraverso il calcio, perché i ragazzi, diciamo, erano un po' sbandati, persi, perché come tutti i giovani andavano chi avanti, chi indietro, e lui li ha riuniti tutti proprio giocando con lui, essendo uno di loro. Proprio in questa giornata ci sono appunto tanti di quei giovani. Ecco, qual è il ricordo, un aneddoto che si sente di raccontarci, legato ovviamente a Don Paolo e a questi giovani? Beh, più che un aneddoto, diciamo, ovviamente il fatto che lui trascinava con sé tutti questi nomi del calcio. I ragazzi erano estasiati dal fatto che li faceva partecipare a questi incontri. Ma più che un aneddoto, diciamo che quando lui metteva questa maglietta, questo numero 10 che abbiamo appunto ritirato dalla squadra del Castelluccio, diventava un vero giocatore, cioè, perché lui era un giocatore, e quindi, insomma, si dimenticava un attimino di essere prete e giocava sul serio e voleva sempre vincere. Che cosa si prova ad essere qui in questa giornata, il secondo memorial a lui dedicato? Ovviamente tanta emozione, quello sì, però diciamo che per noi l'emozione è quasi tutti i giorni, perché da quando non c'è più, ogni volta che noi entriamo in campo, ogni volta che noi entriamo negli spogliatoi, per noi, insomma, il ricordo non è una volta l'anno, è tutto l'anno. E poi comunque non ci dimentichiamo che era il nostro parroco, la nostra guida, e quindi lo chiamavamo per qualsiasi cosa, e lui era nelle nostre famiglie. È impossibile ogni giorno non ricordare Don Paolo, non pensare che se ci fosse lui ci avrebbe risolto tante cose. Due anni fa Don Paolo De Grandi ci lasciava, era un caldo pomeriggio di luglio, ma il suo ricordo, no, quello è ancora vivo in ognuno di noi. Certamente, Paolino era un personaggio, una persona troppo, a parte per me c'è ancora, quindi una persona d'oro, un ragazzo veramente generoso. Ricordarlo è il minimo che possiamo farlo, anche perché se l'è meritato. Purtroppo quel maledetto giorno non lo dimenticherò mai, sinceramente. Che cosa si prova ad essere qui oggi, in questa giornata che lo ricorda? Ma si prova tanta emozione, il ritrovo di tanti ragazzi che lui ha cresciuto, tante persone che gli volevano e gli vogliono bene, quindi è il minimo che possiamo fare, quello di ritrovarci una volta all'anno qui per ricordarlo. Sì. E noi che veniamo da Verona, che abbiamo condiviso con lui degli anni meravigliosi, era quello che anche nella nostra associazione era il punto di riferimento, il nostro fratello spirituale. Abbiamo condiviso con lui i viaggi a Gerusalemme, con la nostra iniziativa di questi bambini palestinesi che ospitiamo. Io e il mio amico Domenico Volpati, compagno di calcio al Verona, e quando c'era da fare le messe eravamo i suoi chierichetti. Questa mancanza, più si va avanti, più noi la sentiamo. Non lo so qua voi, ma noi lassù l'avvertiamo sempre di più, perché appunto quando lo si convocava lui il giorno dopo era su, veniva su con pieno di chianine, di fiorentine, si stava insieme, e ci manca, perché è una persona speciale. In campo anche la nazionale sacerdoti. Noi siamo contenti prima di tutto di essere stati chiamati così a partecipare a questo evento, proprio perché, conoscendo Don Paolo, per anni ha giocato anche con noi in squadra, è una bella esperienza. Penso che sia una bella esperienza anche per noi riuscire a ritrovarci non solo per giocare in amicizia, ma proprio per un ricordo di un grande sacerdote, ecco. C'è un aneddoto, un ricordo che lo lega a Don Paolo nelle partite che avete giocato assieme?
Beh, abbiamo giocato assieme in alcune partite, tra cui anche la più famosa penso che sia stata quella in Terra Santa, poi siamo andati a giocare anche allo stadio Louis II di Monte Carlo, e vedere comunque che lui era uno di quelli che aveva più esperienza, anche perché aveva già giocato anche in squadre più importanti, dava sicurezza, ecco, come giocatore, come uomo anche di chiesa e di sport.